dando un buongiorno a tutti e grazie al sottosegretario che partecipa attivamente a questo dibattito così atteso, di cui probabilmente la comunità politica del PD, lo dico al sindaco di Montesilvano, è stato un po' distratto in questi tempi, che ha visto interessare invece la comunità, quella che ha votato nelle tre realtà che stiamo discutendo oggi, quando appunto si è votato per il referendum. Qui si è trovato il PD a avere una decisione che probabilmente come partito non ha governato, perché era più impegnato dal mio punto di vista a decidere le sorti degli enti in cui si votava in quelle elezioni di maggio. Questo è il primo dato che io rilevo. Oggi abbiamo la necessità però di prendere atto di una decisione che i cittadini hanno assunto, e se oggi vogliamo rimarcare quali sono le distanze da questa decisione potremmo dire tante altre cose in più rispetto a quello che stiamo già dicendo in questo dibattito. Però dobbiamo anche ammettere, ed è per questo che io sono intervenuto chiedendo un tavolo ufficiale al prefetto di Pescara e al presidente della regione, ed è per questo che credo che il primo appuntamento che avrà di fronte il nuovo prefetto che verrà lì si troverà a gestire, sarà proprio questo argomento, e dovrà convocare un tavolo per mettere insieme proprio i sindaci interessati, la regione, la provincia evidentemente, e anche poi altri interlocutori necessari per arrivare a definire e semplificare tutte le procedure a cui faceva riferimento il sindaco Alessandrini, per le quali procedure ci sono ancora dei dubbi, delle perplessità, almeno a sapere quali devono essere i metodi da seguire. In merito alla fusione delle tre città, facendo un parallelo con le province, io sono sempre stato per esempio dell'avviso che dovevamo fare le fusioni noi province prima della riforma che abbiamo subito. Se avessimo deciso in tempo di fondere Pescara con Chieti e Teramo con L'Aquila, probabilmente, e questo se veniva fatto a livello nazionale in tutte le regioni, oggi non saremmo di fronte a una riforma che poi non ci ha messo nelle condizioni di gestire pienamente le funzioni per le quali siamo impegnati. Però è un tema che la politica, credo non solo quella abruzzese ma quella nazionale, non ha avuto il coraggio e la capacità di imporre nei territori. Ecco perché è necessario arrivare a una procedura che sia la più celere e più utile possibile, sapendo che anche il Presidente della Regione probabilmente ha avuto difficoltà a dover adempiere pienamente le decisioni del referendum, perché evidentemente i tempi erano anche abbastanza segnati da un percorso appena avviato in Regione. Io sono dell'avviso che dobbiamo recuperare questo tempo, non possiamo rinviare ulteriormente, ci sono delle difficoltà oggettive. Se dobbiamo dire oggi che non ci sono problemi nella fusione che bisogna fare, saremmo abbastanza ingenui. Ci sono dei problemi che dobbiamo affrontare, siccome siamo classe dirigente di questa regione ci facciamo carico di queste responsabilità, sapendo che ci deve essere un coordinamento serio alla base che non deve marginalizzare nessun territorio, questo è ovvio. Possiamo parlare di periferie, di Pescara, non mi pare che possa essere questa la base della discussione. Dobbiamo essere capaci di governare un territorio più ampio e abbia delle sfide importanti sulle quali puntare. Io mi auguro che questo avvenga nella sintonia delle istituzioni, celermente. Grazie. Grazie Antonio Di Marco.